Vi è un grande dibattito attualmente a livello internazionale, ma soprattutto in Italia, sul tema dello sviluppo delle infrastrutture. Si dice spesso che ci sono troppe poche infrastrutture e che troppi pochi soldi sono stati spesi su questo. In realtà, all'interno di un manifesto per le infrastrutture che l'Università Bocconi ha realizzato nell'ambito di una collaborazione con Autostrade per l'Italia, non emerge esattamente questo. In realtà le infrastrutture ci sono, il problema in realtà è come spendere meglio i soldi per realizzare in maniera più efficace questo tipo di infrastrutture. All'interno del manifesto per le infrastrutture esistono una serie di punti che poniamo all'attenzione dei policy maker per cercare di migliorare e di sviluppare una nuova cultura per le infrastrutture opposta rispetto a quella passata. Ci sono numerosi punti, ma ne cito alcuni non in ordine di importanza. Il primo dei punti è che non è vero che non esistono le infrastrutture. Le infrastrutture esistono, bisogna cercare di fare in modo che gli investimenti si concentrino su nuove tipologie di infrastrutture, non necessariamente materiali, lo sviluppo della banda larga, la mobilità delle persone, la mobilità dei talenti. Il secondo punto importante, non ci sono più soldi in Italia o non ce ne sono più come in passato, e di conseguenza è indispensabile attrarre i privati. Ma l'attrazione dei privati non avviene in automatico e devono esistere delle regole sulla base dei quali i privati vengono incentivati ad investire in infrastrutture. Una di queste è la certezza del diritto, quindi il rischio amministrativo, il rischio regolatorio deve essere necessariamente assunto da parte dello Stato e in questa cornice in cui le regole sono certe i privati possono investire. La seconda considerazione, i privati devono assumersi il rischio. Non è vero che le infrastrutture devono essere un settore regolato che può dare rendimenti certi al privato. Il privato deve assumersi dei rischi, ma soltanto i rischi imprenditoriali, rispetto a quelli invece di tipo legislativo o regolatorio che devono essere in capo al pubblico. Ultima considerazione da fare, l'autorità, le autorità che supervisionano l'attività di concessione e di sviluppo delle infrastrutture. Regole certe, l'abbiamo detto, certezza del diritto, soprattutto delle procedure che consentano di capire quando il privato può aggiungere valore e non necessariamente a prioristicamente dire che l'intervento del capitale privato è la soluzione per risolvere quello di uno Stato senza soldi.